Nella preparazione della puntata di oggi della rubrica Torna a casa Pet mi sono imbattuta in questi giorni nella storia di Mea, che è una gattina tartarugata a pelo lungo. L'adopter Michele era disperato perché aveva passato una notte insonne alla ricerca della sua gatta adorata e ieri sera però finalmente proprio a mezzanotte mi ha scritto tutto felice perché aveva ritrovato la gattina Mea, e quindi siamo felici ancora una volta di dare una bella notizia e ascoltiamo la storia proprio dalla voce di Michele, il suo adopter. Buonasera, allora vi racconto questa la storia della mia gattina che si chiama Mea, in realtà si chiama Tolomea, ma noi l'abbiamo chiamata Mea alla fine. La gattina è nata il 31 agosto nel nostro giardino di casa del mare a Santa Severa, che era anche il giorno del mio compleanno. La mamma praticamente l'ha abbandonata subito, quindi io e mia moglie l'abbiamo presa e l'abbiamo allattata. Oggi ha 3 anni. L'altra sera ci ha fatto prendere un grande spavento, perché pur essendo abituata a stare sempre dentro casa e uscire al massimo nel nostro giardino di casa o nel condominiale, uscendo verso le 18:30 non rientrava più, per cui ci siamo messi a cercarla e pur chiamandola, muovendo le chiavi come facciamo sempre, non tornava, non veniva, eccetera. A quel punto mi è preso un'ansia pazzesca, perché praticamente questa gattina vive in simbiosi con me, dorme con me nel letto. Ero veramente completamente perso e ho iniziato a stare male, in ansia, e praticamente non ho dormito per niente durante la notte. Sono andato a cercarla anche verso le 3 di notte, quando non c'era nessuno, ma senza alcun risultato. In tutto questo sono stato aiutato anche, oltre che da mia moglie, da un gattone nero che ha meno di un anno, che si chiama Pepe, che è un gatto del vicino e che praticamente mi veniva insieme a noi e ci aiutava in questa ricerca, vedeva quello che facevamo. Comunque niente, non c'è stato niente da fare nella notte, nel giorno dopo, pur avendo messo delle locandine, pur avendo allertato i vicini, pur avendo mosso le chiavi, eccetera, finché ieri sera io, completamente perso e ormai sfinito, mi sono messo sul letto dopo averla chiamata per l'ennesima volta e mi sono addormentato avendo preso un tranquillante. E mia moglie invece è rimasta sveglia poco più di me e verso le 11:30 ha provato a richiamarla di nuovo, finché ha sentito il suo miagolio che veniva vicino dal giardino di una vicina, che abbiamo prontamente svegliato e che ci ha aperto casa, e così siamo riusciti a prenderla. E anche se era spaventatissima, anche se in realtà si era nascosta sotto un forno di quelli grossi che vengono usati per cucinare d'estate fuori, l'ho presa in braccio, lei l'ho stretta forte, lei mi ha subito baciato, leccato il viso, fatto le fusa e ringhiato allo stesso, perché chiaramente era ancora molto spaventata. E in tutto questo il gatto Pepe è stato fantastico, perché appena sentito il miagolio si è precipitato subito in questo giardino, che è cosa che per noi era inaccessibile perché sta in alto, e ci ha dato la sicurezza che in realtà la Mea stava là. Non so che cosa gli era successo, probabilmente si era spaventata forse per un cane che aveva trovato, e siccome è molto paurosa si era nascosta fino a farsi trovare. Niente, adesso sono molto contento, anche se è stata un'avventura che non auguro a nessuno, e non riesco mai a sentire le storie delle persone che perdono i gatti e non li trovano più. Grazie, un saluto e un bacio da parte di Michele, di Mea e di Adriana.